Sì, ciao a tutti. Io mi chiamo Ezio Ortes, sono pro tempore assessore dell'ambiente del Comune di Ponte alle Alghe. Allora, volevo così, partire innanzitutto da un portato, per quello della mia recente esperienza politica nell'amministrazione comunale, un po' raccogliendo l'invito di Claudio, insomma, cercando di portare anche dei contributi che hanno una correlazione diversa con la nostra storia. Mi è stato per fotografare una situazione che è una situazione di questo paese che per fortuna negli ultimi anni mi è capitato, insomma, di incontrare molto spesso perché invitato a raccontare l'esperienza del nostro comune. E devo dire che la sensazione che io registro è che da una parte ritrovo, diciamo così, un paese che è quello che abbiamo tutti sotto gli occhi, no? Quello che vediamo per televisione, insomma, di un paese assolutamente sfasciato e allo sbando, con una classe politica assolutamente non in grado di interpretare questo momento né di proporre delle soluzioni, per cui una situazione di degrado politico assolutamente sotto gli occhi di tutti, e dall'altra parte però un paese che è fatto di cittadini, di singoli, di comitati, di persone, anche di pubbliche amministrazioni, di piccoli comuni, che ogni giorno, indipendentemente dalle difficoltà che si trovano ad affrontare, che ogni giorno si alzano e nel loro lavoro, nel loro ruolo, nel ruolo che ricoprono, nelle relazioni con le persone, stanno tenendo insieme un paese diverso. E devo dire che qualche volta noi viviamo anche una dimensione di sfiducia, perché è chiaro che questa situazione, insomma, non può che portarci anche a ragionare in questo senso, ma l'elemento che mi sentirei di comunicarvi è che c'è, a mio avviso, un'Italia che funziona, che è probabilmente quella parte del paese che attualmente lo sta tenendo in piedi e che ha la necessità di riconoscersi. Che ha la necessità di riconoscersi, perché se c'è un elemento che manca a questo paese è la capacità, se cioè non mancano le idee, le capacità, le persone, manca la capacità di riconoscerci come popolo. E io credo che questo sia un elemento che noi dobbiamo tenere nello sfondo dei nostri ragionamenti, a partire poi anche dalla capacità di declinare questo stesso oggetto, a partire proprio da una dimensione del territorio che può essere quello della nostra provincia. L'altro elemento che io vedo è proprio una classe politica che fa schifo, cioè nella maggior parte dei casi abbiamo una classe politica che fa veramente schifo. Ecco, anche questo è un elemento che secondo me deve essere detto e comunicato, perché altrimenti non ci consente di avere un parametro di riferimento rispetto alle situazioni che ci troviamo e ci troveremo ad affrontare. Insomma, una per tutte le soluzioni che continuamente, in maniera molto trasversale, destra e sinistra, sentiamo continuamente proporre anche rispetto a questa crisi, che è una crisi finanziaria, è una crisi economica, ma è anche una crisi occupazionale sicuramente, è una crisi alimentare, è una crisi migratoria, cioè una crisi veramente complessa e di sistema. Le ricette che noi sentiamo proporre da una parte e dall'altra sono quasi sempre le stesse, cioè fanno parte esattamente dello stesso modello che ha prodotto la crisi. In questo io sinceramente non riesco a vedere, diciamo così, una grande differenza dal punto di vista della visione strategica della destra e della sinistra. Posso sembrare ipercritico, ma purtroppo queste parole d'ordine che si sentono continuamente richiamare, no? La liberalizzazione, la privatizzazione dei servizi, il mercato, ecco, tutta questa dimensione accomuna, diciamo così, una visione che è probabilmente la visione che noi dovremmo insieme tentare almeno di superare. Poi vi voglio accennare a due esperienze concrete, sono state in qualche modo anticipate prima, per capire anche come è possibile poi anche a livello locale, a partire da un'azione politica diversa, da dentro un'amministrazione, comunque insomma in mezzo a moltissimi problemi di governare un comune anche in una fase come questa, per dire che poi c'è una possibilità anche molto concreta a partire da una volontà politica di tentare di cambiare le cose da domani, ecco. Per cui vi racconto due piccole esperienze. Vabbè, la prima è quella più conosciuta, il nostro progetto di raccolta differenziata. Siamo partiti, che eravamo uno dei peggiori comuni della provincia, attualmente insomma siamo sicuramente una delle esperienze più avanzate a livello nazionale, ma tutto questo ha determinato alcuni cambiamenti e ve ne cito un paio.
cioè noi portavamo in discarica 3.000 tonnellate di rifiuti indifferenziati all'anno, quindi il mio comune spendeva 475.000 euro per seppellire i rifiuti in una discarica. L'anno scorso ne avevamo portato in discarica 248, per cui abbiamo ridotto contemporaneamente un problema che è la ricerca della soluzione interistica, che è il problema su cui si arrovella la politica di ogni colore, e contemporaneamente però per fare questo servizio abbiamo dato lavoro a molte più persone. Attualmente noi siamo passati dalle 5,6 persone di prima alle 15 persone che attualmente sono impegnate con un'attività occupazionale in gran parte a tempo pieno. Dico questo perché solo un progetto di questo tipo, applicato a tutti i comuni, cosa assolutamente fattibile, perché si tratta di comportarsi con responsabilità rispetto al tema dei nostri scarti, non è che ci siamo inventati, non è che siamo dei marziani, no? Una cosa del genere, a partire da domani, per tutte le amministrazioni della provincia di Belluno potrebbe portare 150 posti di lavoro qualificati a tempo indeterminato e trasferire una voce di costo da seppellire rifiuti in discarica in occupazione. Secondo esempio, pubbliche energie. Pubbliche energie è un progetto che parte dall'idea del comune di Ponte Arco, che ha coinvolto su questo altri 9 comuni della provincia e sostanzialmente declina il tema dei gruppi di acquisto a temi e ambiti diversi. I gruppi di acquisto sull'alimentare sono, secondo me, una realtà veramente molto interessante, che andrebbe sicuramente implementata. In provincia di Belluno ci sono delle ottime realtà anche in questo senso. Pubbliche energie parte fornendo informazioni puntuali ai cittadini sulla questione del risparmio energetico e della produzione di energia da fonti rinnovabili, perché ci sono delle leggi anche interessanti che sono però lasciate in mano al mercato, per cui vince sul mercato della proposta chi è più aggressivo. Io credo che anche su questo sia necessario ridisegnare un'idea di pubblico diverso, cioè capace di porsi come intermediario, per cui garantendo i cittadini innanzitutto dal punto di vista dell'informazione, e poi attraverso dei gruppi di acquisto anche cercare di mettere insieme la domanda, per cui di accompagnare la domanda coinvolgendo le imprese locali che su questa cosa sono assolutamente disponibili. Pubblica Energia nel 2010 ha realizzato 180 impianti fotovoltaici, 800 kW di impianti fotovoltaici, per cui il più grande impianto della provincia, però distribuito su 180 tetti di privati o di aziende, siamo maggiormente su aziende di piccole dimensioni. Parliamo di 3 milioni di euro di movimento di denaro e di 15 imprese progettiste, aziende che hanno lavorato per realizzare questo intervento a costo zero per l'amministrazione pubblica, perché tutti quelli che hanno realizzato l'impianto hanno lasciato un piccolo contributo per ogni kilowattora installato che è servito per pagare il costo del progetto. Una persona e mezza che sostanzialmente hanno curato tutto il coordinamento di questa operazione. Voi pensate a un intervento, a un progetto di questo tipo, che abbiamo difficoltà a sostenere dal punto di vista economico dopo il cambio di faccia del governo rispetto alla questione degli incentivi sul fotovoltaico, però voi pensate alle potenzialità di un progetto di questo tipo se invece viene esteso come vorremmo, per esempio, la ristrutturazione energetica degli edifici a partire dagli edifici pubblici, cioè un volano economico enorme che tiene insieme un'idea diversa dell'amministrare, un interesse condiviso fra cittadini e aziende, e anche questo è un buon modo, voglio dire, per superare quell'antagonismo storico fra ambiente e lavoro. Ecco, e su questa cosa qui è possibile creare anche una nuova rete di alleanze. Io vi cito questi due esempi perché sono le cose sulle quali stiamo lavorando, ma com'è, voglio dire, anche elemento di proposta. La terza cosa, mi sento di fare solo un appunto e poi ho chiuso. Ho sentito parlare anche da parte di Guido all'inizio della necessità di elaborare una proposta politica da proporre alla politica, da proporre, da condividere, no, con le forze politiche. Cioè, ragazzi, io credo che serva una classe politica antropologicamente diversa da tutto quello che c'è ora. Per cui bisogna avere la capacità di prendersi in mano le decisioni e poi di portare avanti e di sostenere, perché non possiamo consegnare i diamanti a questa gente.